quest'anno siamo all'84esima edizione della Maggiolata Lucignanese, ripartiamo dopo la prima edizione post-Covid e quest'anno ripartiamo con il premio, il Grifo d'Oro, quindi quattro rioni, i nostri quattro carri addobbati interamente di fiori parteciperanno al concorso, vinceranno il Grifo d'Oro, quello più bello, che ha sviluppato il tema scene del Settecento. La Maggiolata torna a fine maggio come la rinascita del nostro borgo, della nostra civiltà contadina, tornerà il gruppo folcloristico, le chiarine, i tamburi e tutto il folklore della nostra terra e della straordinaria Valdichiana. Quindi da parte mia c'è un invito dal 21 di maggio al 1 di giugno a raggiungere Lucignano per le quattro sfilate che sono il 21, il 23, il 28 e il 1 giugno. La Maggiolata di Lucignano dunque è arrivata all'84esima edizione, è un'edizione quest'anno veramente importante perché ancora una volta riesce a coinvolgere non solo un'intera comunità attraverso la realizzazione di quattro carri allegorici completamente ricoperti di fiori, ma naturalmente anche per la presenza di gruppi folcloristici e di bande musicali provenienti da tutte le parti d'Italia. Anche quest'anno avremo quindi una colonna sonora di vero senso della parola che si unirà alla bellezza dei colori dei fiori, e profumi intensi, perché abbiamo anche insieme a questo aspetto folcloristico un richiamo veramente molto potente all'enogastronomia della nostra terra. Sì, bene, per questa 84esima edizione tutti i cantieristi, perché sono coloro che lavorano alle grandi opere di questa Maggiolata, lavoreranno a scene del Settecento, quindi dopo la contemporaneità di Jeff Koons dell'omaggio di anno scorso, quest'anno ci troveremo di fronte a una nuova scena, cioè quello del Settecento. Tutti gli artisti, i cantieristi si sono dedicati a quest'opera con un omaggio un po' d'antan della Maggiolata. E questo va fatto un grande applauso a coloro che lavorano a queste grandi opere, da dicembre che si fanno i primi progetti e poi si entra già nei cantieri tutte le sere da gennaio fino a maggio. Quindi questa è una grande importanza che ha un valore artistico e culturale che ha per la nostra comunità e per tutti i visitatori che vedono finalmente la Maggiolata come un evento unico non solo per il nostro territorio ma per l'Italia. Siamo arrivati all'84esima edizione della Maggiolata, un inno alla primavera, un inno alla bellezza, ai colori, davvero una di quelle manifestazioni che fanno bella e grande la nostra regione. Grazie a tutti coloro i quali con impegno, dedizione, riescono a portare avanti questa iniziativa da così tanto tempo e a renderla ogni anno più bella e attrattiva. Migliaia e migliaia di turisti saranno presenti e potranno ammirare quanta bellezza, quanta capacità di saper guardare anche attraverso i colori con speranza e ottimismo al futuro. Festa dell'Europa, per noi è una giornata di festa che vogliamo condividere con le nostre amministrazioni comunali della Regione Toscana, illuminare i nostri municipi, i nostri monumenti di azzurro, un segnale di libertà, un segnale di festa, un messaggio di pace che nasce dalla Toscana, che sempre più si consolida quale regione d'Europa. Sentirsi europei per ciascuno di noi è un sentimento che ci unifica, che ci rafforza, che chiede un grande segnale di pace a quella che è un conflitto ormai che da troppo tempo rischia di passare inosservato. Troppe persone stanno muovendo in queste ore, in questi giorni, nel silenzio più assoluto, e noi vogliamo fare un grido di richiesta di pace che parte dalla Toscana, perché in Europa non ci possa essere più un conflitto, perché si possa convivere, perché il popolo ucraino possa sentirsi membro e parte integrante della nostra grande comunità, libera diciamo dall'oppressore russo che in questo momento sta continuando a invadere il proprio territorio. Sì.
Abbiamo voluto dire con forza che serve più Europa e che la Toscana vuole fare la sua parte. Tanti sono gli eventi, voglio ringraziare la Commissione Europa per l'importante lavoro portato avanti in questi anni. Ogni anno la festa dell'Europa cresce per far capire alle cittadine e ai cittadini quanto sia importante investire sull'Europa. E noi lo abbiamo voluto fare ricordando un grande uomo, un grande presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, con una legge ad hoc istituendo il sostegno alle migliori tesi di laurea che parlano di Europa. Lo facciamo con la presenza di Nana Malaschia, che è stata una attivista che a Tbilisi l'8 di marzo ha sventolato con coraggio la bandiera dell'Europa. Quella bandiera è segno di equità, di giustizia, di riscatto sociale, di più diritti, e lo ha voluto fare con forza anche mentre gli idranti della polizia tentavano di allontanarla. E infine i nostri monumenti, che saranno illuminati del colore della bandiera europea, l'azzurro, proprio nella giornata odierna, nella serata odierna, e che vogliono mandare un messaggio di speranza, perché l'Europa è prima di tutto speranza. È un lavoro portato avanti in profonda condivisione con i componenti della Commissione, che voglio ringraziare tutte e tutti, con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per il costante supporto, a partire dal Presidente Mazzeo. Noi in questi anni abbiamo cercato di riempire di contenuti la Commissione Europa, e nel rapporto virtuoso che è nato di condivisione, del confronto tra posizioni politiche, ovviamente c'è stata la possibilità di mettere in campo una serie di iniziative. Quelle che abbiamo presentato oggi servono a contrappuntare questo sforzo, quindi la nuova edizione del bando per le tesi dedicate a Sassoli, poi il coinvolgimento dei comuni per quanto riguarda l'illuminazione dei monumenti, e poi la giornata del 16 con questo incontro con la signora Nana Malaschia, che servirà a mettere in evidenza anche, diciamo, una volontà di rapporto con le questioni e con i temi che sono anche al di fuori dell'Europa, perché ci sono tanti paesi che osservano l'Europa caricando anche di aspettative e di speranze magari un rapporto con essa, e quindi questo incontro servirà ovviamente con tutte le proporzioni del caso, con le competenze e soprattutto anche un'emozione di un incontro soprattutto di umano, anche a mettere in evidenza questo tema, con un occhio di riguardo stavolta anche alla bandiera europea, che è uno dei simboli insieme all'inno che in questi anni tutti insieme abbiamo cercato di evidenziare e soprattutto di porre all'attenzione generale. Beh, questo ci rende molto felici come commissione, perché insomma, comunque rappresenta un passaggio importante. Una figura che ha rappresentato la nostra nazione, la nostra Toscana, soprattutto in Italia, in Europa, è stata una figura istituzionale, grandissimo giornalista, ma anche una figura istituzionale, e credo che questo debba essere da sprone per tutti i nostri giovani, per tutti i nostri ragazzi, di un esempio, di una persona equilibrata, anche se politicamente eravamo siamo su due sponde diverse, ma credo che assolutamente bisogna riconoscere il valore, l'esempio, la professionalità, la serietà di un personaggio come Sassoli. Per cui credo che questo sia veramente un risultato importante per la nostra collettività, ma soprattutto una scelta importante per quanto riguarda la Regione Toscana. Ma è una battaglia che nasce dal territorio. Io per primo ho avuto la forza di chiedere all'Aula in questa seduta di mettere in votazione questo atto. Tanto se ne parlava
associazioni, sindacati sollevavano la questione, operatori stessi, c'è un'attesa incredibile di OSS e di assunzione, quasi 2000 persone in gradatoria da più di un anno non vengono assunte, fra un anno scadrebbe la gradatoria, quindi io ho chiesto come capogruppo di Italia Viva di poter inserire in votazione nella seduta odierna questo atto. Poi c'è stata la condivisione di tutti i gruppi consiliari, questo è positivo quando si trova un punto di convergenza su un testo così importante. Ringrazio l'associazione Noi Siena, che è stata per prima quella che ha sollevato questa questione, facendo proprio il grido di richiesta di tante donne e uomini in gradatoria OSS che vogliono lavorare per un sistema pubblico, vogliono un lavoro remunerato in maniera adeguata per la loro professionalità, hanno studiato, sono diventate idonee e idonei in gradatoria rispetto a un concorso che hanno fatto e quindi hanno una legittima aspettativa che noi con l'atto di oggi chiediamo appunto possa essere rappresentata dalle aziende sanitarie che saranno chiamate a questo punto ad assumerle, nello stesso tempo una gradatoria che può allungarsi nei tempi per consentire loro di essere assunte in maniera graduale ma comunque partendo già dalle prossime settimane. Siamo riusciti a convergere su un testo unitario che prevede due punti cardine. Il primo è sicuramente quello di dare un mandato forte all'assessore e alla giunta affinché si impegni nei confronti del governo per allungare il periodo di validità delle graduatorie che è stato ridotto a 2 anni e che invece deve essere ripristinato nella sua valenza originaria di almeno 3 anni, perché questo consente ovviamente una programmazione più lunga, più diluita, soprattutto anche di ammortizzare e di poter utilizzare strumenti come le graduatorie, appunto, che, per le quali insomma, vengono impiegate anche molte risorse per l'espletamento dei concorsi. Secondo principio è quello di procedere con l'utilizzo della graduatoria per tutti i fabbisogni assunzionali, quindi che siano a tempo determinato o indeterminato, attingendo alla validità, a quella validamente in essere, evitando il ricorso a forme di lavoro interinale, cercando appunto di assumere più personale possibile. Dopodiché c'è un punto da chiarire, ovvero che tutto questo lavoro, che peraltro vede già l'assessore Bezzini impegnato nella proposta di un emendamento a Roma, però deve avere di fondo un obiettivo, che è quello del miglior servizio sanitario pubblico universalistico da offrire al cittadino, e questo non può essere che la risultante di un mix di professionalità, i medici, gli infermieri, mi vengono in mente i tecnici radiologi, tutte le figure, tutte le professioni che in qualche modo concorrono alla bontà e alla qualità del servizio erogato. Quindi è giusto avere delle aspettative rispetto alle assunzioni, ai concorsi espletati, soprattutto quando si risulta idonei, ma prima di tutto la salute del cittadino, la qualità del servizio e quindi una programmazione ponderata che chiaramente deve tener conto anche dei limiti di bilancio e dei limiti di norma che ancora sono vigenti a livello nazionale. Sì, alla fine è stato raggiunto un accordo fra le varie forze politiche che avevano presentato tutte più o meno una stessa mozione, è stato chiesto di fare un lavoro unico, un segnale di unità e infatti è stato votato all'unanimità. È stata una soluzione di buonsenso che chiede da una parte al governo il prolungamento della validità della graduatoria e dall'altra un impegno della Regione Toscana a far scorrere quella graduatoria al posto di utilizzare personale attraverso il ricorso al lavoro interinale. Quindi si spera in una soluzione positiva a livello proprio pratico per questi lavoratori che hanno vinto un concorso e sono in graduatoria. Quindi un ringraziamento a tutte le forze politiche per il senso di responsabilità che oggi hanno dimostrato e ovviamente anche noi del Movimento 5 Stelle abbiamo sottoscritto la mozione. La vicenda riguarda la graduatoria per quanto riguarda gli OSS, ovvero gli operatori sociosanitari. C'è una graduatoria della Regione Toscana all'interno della quale ci sono 2000 persone. Nonostante questa graduatoria ancora in essere, la Regione Toscana prende dalle agenzie interinali anche per fare lavori continuativi persone. Noi chiediamo, e su questo il Consiglio si è espresso unanimemente, quindi siamo molto soddisfatti di questo, che si attinga dalla graduatoria aperta della Regione Toscana, che si eviti il più possibile invece di ricorrere al lavoro interinale, perlomeno
soltanto nei limiti di legge, quindi non si può coprire un posto in maniera continuativa saltellando da un lavoro interinale a quell'altro. Noi soprattutto abbiamo chiesto con forza che i 2000 OSS in graduatoria vengano tutti assunti da parte della Regione Toscana, perché il Servizio Sanitario Regionale ha bisogno in questo momento di 2000 OSS. Per la professionalità raggiunta da questa figura professionale si creerebbe un sistema sanitario più moderno, più efficace, più efficiente. Quindi c'è bisogno di assumere tutti i 2000 OSS entro aprile 2024 per metterli nei pronto soccorso, per metterli nei corsi degli ospedali, per metterli sul territorio, per metterli nel domicilio delle persone ammalate. Quindi la Regione deve fare uno sforzo, anziché continuare a sperperare milioni e decine e centinaia di milioni di euro come fa la sanità, costa 8 miliardi l'anno in Toscana, si assuma gli OSS presenti in graduatoria e si renda il nostro servizio sanitario più efficace e più efficiente. Diciamo che un po' tutti i gruppi hanno messo la loro attenzione su questa questione. Noi in particolare avevamo firmato quella di Italia Viva, proprio anche per questo dimostra la trasversalità del problema. Però poi abbiamo voluto fare una nostra mozione perché abbiamo individuato che non c'è soltanto gli OSS che hanno in scadenza questa graduatoria, ma ci sono altre 25 forme di operatori sanitari che vanno dai tecnici di laboratorio a altri tipi di infermieri, e quindi credo che focalizzare l'attenzione su questa cosa sia importante. Naturalmente non si può pensare di andare avanti a forza di proroghe di lavoro interinale o di lavoro somministrato, quindi non in maniera attingendo dalle graduatorie, perché noi potremmo prorogarla sine die, ma se non si prende da queste graduatorie inevitabilmente rimane lettera morta. Quindi è anche un appello alle ASL perché attingano da queste graduatorie.